Salve cari amici, eccoci qui con la rassegna stampa di oggi, del 27 gennaio 2018, la prima edizione. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Planetology TV. Leggi razziali, così Mussolini decise che gli ebrei erano senza diritti. 80 anni fa l'approvazione dei primi decreti che privarono gli appartenenti a una religione dei diritti più elementari che gli altri connazionali continuavano ad avere. Dal divieto di studiare nelle scuole pubbliche a quello di sposarsi con italiani ariani, una decisione che il capo del governo allora rivendicò e disse che chi dice che stiamo imitando qualcun altro, si riferivano ai nazisti appunto, è un deficiente. Un piccolo ripasso al tempo della politica che parla di razza bianca e adesione alle leggi di Norimberga. Su questo argomento vi conviene andare a leggere e vi consiglio un articolo sul fattoquotidiano.it. Roma, una donna investita da metrò. Un video mostra un uomo che la spinge e nello scontro ha perso la mano. È successa la fermata Eurofermi. La vittima, una peruviana di 47 anni, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo quanto riporta l'ANSA, una telecamera di sorveglianza ha ripreso un uomo a spingere la donna all'arrivo del convoglio che l'ha investita. Lazio, il dirigente dice così prendevo le tangenti da girare al centrodestra. Licenziata dall'ASTRA, la società della Regione Lazio, da pochi giorni, il dirigente Lelli racconta come chiese 300.000 euro per il senatore Aracri a tre società. Si chiama appunto Marco Lelli, è stato fino a martedì scorso un dirigente della società regionale che si occupa della manutenzione delle strade della Regione Lazio, la ASTRAL SPA. Da 10 giorni va in giro a dire di avere chiesto una tangente da 300.000 euro a tre imprese concessionari dei cartelloni pubblicitari sulle strade laziali come Pontina e Cassia. Aggiunge di averne incassato subito 97.000 e di aver trattenuto per sé circa 30.000. Ma la cosa più importante è la destinazione del resto. Lelli appunto dice che avrebbe consegnato i 65.000 dei 97.000 euro al senatore di Forza Italia, Francesco Aracri. Molestie sessuali, New York Times scrive Hillary Clinton coprì un suo consigliere nella campagna elettorale del 2008. Barnes Strider fu accusato di aver ripetutamente molestato una giovane sottoposta. Nonostante il parere diverso del capo della campagna elettorale, Clinton scelse di non licenziare l'uomo. Lo racconta appunto il quotidiano newyorkese citando quattro ex funzionari. Alla vittima fu trovato un nuovo lavoro. Cosenza, Ponte di Calatrava con fondi per l'edilizia pubblica, ma nel centro ancora aspettano la casa. C'è una linea di confine sotterranea che taglia in due la Cosenza che si prepara a celebrare l'inaugurazione del nuovo ponte di Calatrava, una frontiera invisibile a chi non conosce le viscere della città di Bernardino Telesio, dove una parte consistente della popolazione vive ai margini appunto intrappolati nella decadente bellezza del suo centro storico. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa, vi auguriamo un buon proseguimento con i programmi e vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Planetology TV.